Ciao tempeste, è l'unica cosa che rimarrà perché ci tengo troppo, ma ho deciso di cambiare l'intro. Ogni volta devo urlare, sbraitare e buttarmi perché so che per mesi, mesi e mesi ci sarà gente che mi scriverà: "Le tue, ma mi manca la vecchia intro quando tremava tutto". Ma la vita è evoluzione, ragazzi, vi giuro, mi sono rotta di fare. Tra l'altro rompevo i timpani di molti, compresa me stessa quando editavo il video. Io all'inizio del video vorrei presentarmi, perché ci sono un sacco di persone che non hanno mai aperto un mio video. Mi guardano e dicono: "Ma chi è questa?". E allora ogni inizio sarà così. Ciao tempeste, per chi non mi conosce, se io sono Nadia e su questo canale porto video totalmente inutili, ma che a moltissimi di voi fanno sorridere, staccare per un po' dal disagio quotidiano, e quindi alla fine proprio inutili non sono. Mi piace, sarà la mia presentazione, adoro. Crazy. Ciao tempeste, dicevo sul serio nell'intro, e vabbè, non la rifaccio, la farò nei prossimi video, però così sarà. Ma davvero, a volte penso che ci sia semplicemente bisogno di cambiare, dare un'ondata d'aria fresca, però ciao tempeste rimarrà per sempre. A parte questo, oggi parliamo di estetiste. Infatti ho cercato su In Segreto la parola estetista. Voglio dire, like per questo video, like per gli In Segreto. Io amo le estetiste. All'inizio avevamo un rapporto conflittuale perché odiavo farmi fare la pulizia del viso, ma negli anni ho capito che mi è servita come il pane, perché di base è un tipo di pelle mista, quindi non curandola la cosa peggiorava. Le estetiste mi hanno salvato. Ovviamente però, se andate dall'estetista e poi per tutto il resto del tempo non vi prendete cura della vostra pelle anche a casa, non esistono i miracoli. E infatti questo video è sponsorizzato da Foreo, un brand che io, ragazzi, amo, ma non da adesso, da anni. Chi mi conosce, mi segue da tempo, sa che utilizzavo gel Foreo anni fa. E poi anche Foreo UFO Mini, che è il mio piccolo grande amore. Serve nel momento maschera facciale e vi permette di trasformare la vostra casa in una piccola spa. Non scherzo, vi faccio vedere cosa faccio io. Prima di tutto pulizia del viso con il Foreo Luna Mini 3 e un detergente. Ne metto un pochino sulla superficie e collego il dispositivo all'app Foreo For You. Seleziono Luna Mini 3 e sono pronta per il trattamento Glow Boost, che in pochi secondi, ragazzi, vi lascerà la pelle super purificata. E chi l'ha provato lo sa, questo grazie alle setole di Foreo, grazie alle sue pulsazioni che vanno a fare anche un massaggio del viso, ma soprattutto luminosa, come dice la parola stessa, Glow Boost. Risciacquo il viso e sono pronta per la maschera che farò con l'UFO Mini, che è questo dispositivo qui che vi ho fatto vedere. Lo collego all'app selezionando UFO Mini, dopodiché mi chiederà di scansionare il codice a barre dietro la maschera che voglio utilizzare. Io userò questa qui al miele di Manuka che faccio vedere fra poco. Intanto tolgo l'anello protettivo, inserisco la maschera, che appunto questa al miele di Manuka, super nutriente e rivitalizzante, la pelle è wow dopo, chi l'ha provato lo sa, dico sempre così perché è vero. La metto, perché è una maschera in tessuto, sulla superficie del Foreo, assicuro tutto con l'anello protettivo in modo che non si muova e inizio il trattamento, che ragazzi è come essere alla spa, perché grazie alle sue pulsazioni, ai colori, al fatto che è fatta apposta perché voi possiate rilassarvi, soprattutto per far penetrare a fondo i principi attivi della maschera stessa all'interno della pelle, quindi non come una semplice maschera in tessuto, ma molto molto di più. Picchietto anche un pochino con le mani sul viso per farla assorbire meglio e la mia pelle wow. Riescono a togliermi anche il disagio di dosso quando li uso. Sono di persone che amano il brand e utilizzano questi prodotti da anni, quindi non vi dirò niente di nuovo. Per chi non l'ha mai provato, vi lascio qui tutto giù nel box informazioni e sono certa che poi non tornerete più indietro. Ma adesso, dopo tutto questo bellissimo spazio che ci ha scaraventato per pochi secondi fuori dal disagio, rientriamoci. Ragazza di 16 anni, estetista. Questa volta facciamo un colore più vivace per le unghie, eh? Io? Hai il nero opaco? Verissimo, ragazzi, perché c'è gente che pensa solo che ci sia il nero. C'è il nero opaco, nero lucido, antracite. Il nero non è solo un colore, è uno stile di vita. Ragazza di 16 anni, mia mamma mi ha appena ricordato che domani ho una visita ginecologica di controllo. Io me ne ero completamente scordata. Il problema è che la lametta mi si è rotta e non l'ho ancora ricomprata. La mia estetista di fiducia ha il salone chiuso a quest'ora e quindi domani dovrò andare dalla ginecologa con la foresta equatoriale in mezzo alle gambe. Che vergogna. Allora, credimi, sì, l'igiene è super importante ed è quella che conta. La foresta, se è pulita, non dà fastidio ai ginecologi, quindi tranquilla. Ragazza di 16 anni, l'ansia prima dell'estetista è orribile. Perché? Cioè, a meno che non dobbiate disboscare, che ne so, ettari di terreno dalla vostra Rossana. Perché ansia? Donna di 19 anni, non è esattamente il massimo parlare con la tua estetista di alieni, creature sovrannaturali e fenomeni strani, mentre te ne stai lì con la Rossana al vento, tutta in tensione perché temi il prossimo doloroso strappo. Sono già impressionabile di mio, non mi serve ancora più ansia durante la ceretta. Guarda, non te l'ho detto, ma ieri ho visto proprio una sagoma aliena proprio nell'angolo lì dietro di te. A un certo punto mi è sembrato quasi che l'alieno si avvicinasse e si impossessasse del corpo della persona sul lettino, proprio come te in questo momento. Ah, ok, 1, 2, 3.
Donna di 23 anni, mi faccio la cerretta da sola ovunque tranne inguine, dall'estetista. Prima delle terme, settimana scorsa, ho pensato di provare a farla da sola con uno specchio. La sera faceva male e ho sbagliato a mettere una crema e mi è andata a fuoco. Cosa? La Rossana? Allora acqua fredda, olio, ma niente. Il giorno dopo era viola e ho scoperto che non bisogna ristrappare nello stesso punto. Praticamente non ho fatto altro, l'ho massacrata. Cioè non ho capito, tu strappavi 40 volte sullo stesso punto? Ti credo che era viola! Cosa hai messo alla fine per andare alle terme? Un boxer da uomo con la borsa del ghiaccio sotto. Ragazza di 17 anni, tutti dicono che avere una mamma estetista è bello. Invece no, perché no? Ogni volta che ho un punto nero, un brufolo o qualcos'altro, me lo deve sempre schiacciare. E non parliamo della ceretta. Però dato che tra un po' è la giornata della mamma, voi non sapete che sorpresa super bella le ho fatto. Le ho rigato la macchina. Ok, spero vivamente che sia fake, perché al posto di ringraziare che hai una mamma che si occupa della tua estetica, che non è la cosa più importante, però in adolescenza conta. Tu che fai, ti lamenti? Ma spero che ti venga un acne a grappolo per 10 anni. Ragazza di 16 anni, a volte basta davvero poco per fare felice una persona. Basta un sorriso, poche parole, uno sguardo. Detto questo, dovrei ringraziare la mia estetista dicendomi che le piacciono le mie sopracciglia, mi ha migliorato la giornata. Mi ha lasciato per quella, cioè io dico, ma quella il giorno prima ti amo adesso. Tesoro mio, no, non piangere. Poi ti si rovinano quelle belle ciglia che hai. Davvero? Dici che sono belle, che dici, dovrei fare l'extension? Ragazza di 16 anni, potrei sembrare strano, ma non mi faccio mai la ceretta all'inguine, ma perché tutti là? O alle gambe da mia zia? Perché fa l'estetista? Perché mi vergogno tantissimo. Voi direte che lei è una mia parente, perché dovrei vergognarmi? Giustamente. Ma penso che mia zia mi potrà prendere in giro per il resto della vita, e invece un altro estetista non mi vedrà più per il resto della sua vita. Prima di tutto, cioè, che fai? Cambi estetista ogni volta? Perché se no la rividi la volta dopo. E poi perché tua zia ti dovrebbe prendere in giro? Oh, mia nipote c'ha una foresta! Ma che parenti avete? Ragazza di 16 anni, mia zia è un'estetista ed è la proprietaria del salone, ma sarà quella di prima. Mi ha detto che se lascio la scuola e vado a fare un corso scuola per estetiste, mi può dare un lavoro sicuro. Secondo voi dovrei lasciare la scuola o per sicurezza continuo fino alla quinta superiore? Vado a un ITIS in informatica. Allora, prima di tutto mi sembra stranissimo che una zia ti dica lascia la scuola, vieni a lavorare con me, a meno che non ci sia un bisogno e si debbano portare dei soldi a casa. Certamente dal mio punto di vista ti consiglio di, visto che stai andando a scuola, di continuare, prendere un diploma e poi se vuoi fare un corso andare a lavorare da tua zia, perché sei molto fortunata ed è bellissimo che tu abbia la sicurezza, diciamo, di un lavoro, perché tua zia ha un salone. Ma metti il caso che, perché le cose, ragazzi, nella vita accadono, sia costretta a chiudere o qualsiasi altra cosa, tu perlomeno hai un diploma. Paratevi sempre il culette. Dovrei dare un nome anche al culette. Ragazza di 16 anni, che rabbia quando mi devo fare la ceretta ma il ciclo decide di arrivare. Cara estetista, ci vedremo quando sarà una scimmia. Vabbè, per una settimana dopo che ci vai, visto che è il ciclo, non penso che ti trasformi in uno yeti. Tra l'altro, da quello che sapevo, anche andare poco prima, qualche giorno prima del ciclo o durante il ciclo stesso, fa un pochino più male la ceretta, intendo, perché dovremmo essere più sensibili, anche la nostra pelle è più sensibile, ovviamente non tanto, però siamo più sensibili, quindi lo accusiamo un attimo di più. Ragazza di 16 anni, il centro estetico della mia estetista oramai è come una casa per me, sono più lì che a casa mia. Ah, tesoro, adesso dovrei andare, arriva un'altra cliente, devo farle le unghie. Oh, ok, vai tranquilla, anzi, che faccio, intanto mi faccio una doccia, così poi dopo continuiamo a parlare. Dov'è il bagno? Uomo di 30 anni, da pochi mesi una mia amica esercita la professione di estetista. Oltre alle signore, vorrebbe cominciare a occuparsi anche dei maschietti. Mi ha chiesto di farle da cavia, mi sono fatto fare una pedicure con smalto e devo dire che i miei piedi assumono veramente un altro aspetto. È verissimo! Cioè, la pedicure fatta bene è la svolta! Molti uomini non la fanno perché dicono, oh, sono cose da donna! Prendersi cura di se stessi è una cosa da umani. Donna di 21 anni, io nella vita sono onicotecnica, ovvero faccio ricostruzione unghie. Sono estetista e metto l'extension ciglia. Mi sta sull'ubaldo chi dice che il nostro lavoro è un lavoro per fallite ignoranti e che possono farlo tutti. Voi non avete idea di quanto si studia per diventare estetista. Bisogna avere delle basi di medicina e dermatologia, bisogna conoscere il corpo umano, non sapete un cacchio. Per ogni cosa si studia, sia sui libri che sul campo. E soprattutto non è vero che tutti possono fare tutti i lavori. In questo caso, per fare l'estetista non bisogna solo saper fare un French, una limatura di unghie, quella. Sapete che cos'è una pedicure o manicure curativa? Vi sconsiglio di andare su Google a guardare le immagini. Ragazza di 17 anni, devo andare dall'estetista ma mi vergogno. Al telefono non so neanche come iniziare il discorso. Questa è come quella che aveva paura di chiamare. Pronto, centro estetico disagio? Pronto? Deve prenotare un appuntamento?
Ragazza di 16 anni, ho appena scoperto nome e cognome della mia estetista e il suo profilo Instagram. Mi sento una stalker. Cioè, scusami, tu che hai scoperto il nome e cognome della tua estetista, pensi di essere meglio di noi? Che scopriamo gli ex dell'ex dell'ex, che gli costruiamo pure l'albero genealogico con tanto di link diretto a loro Facebook e Instagram. Tu cosa hai trovato la tua estetista? Io a quest'ora avrei già trovato il marito, l'amante, il figlio illegittimo. Donna di 24 anni, detesto farmi lo shampoo per via dei miei lunghi capelli. Anche perché dopo devo passarmi la piastra, perché sennò sono orribili, anche se poi ho una sensazione di benessere pulito. Ho sempre desiderato avere una madre estetista e parrucchiera che mi facesse sempre lo shampoo, i baffetti, sopracciglia, ceretta, eccetera. Sono l'unica. Vogliola dire a quella che le riga la macchina. Fatemi sapere le vostre esperienze dall'estetista. Vi piace andarci? Non vi piace? Vi mette ansia? Non sapete come prenotare un appuntamento? Like per questo video e per il segreto. Mi trovate sempre su Instagram, quindi ci sentiamo lì. E poi in un prossimo video. Ciao!